Ma come avete potuto presentare al comune di Fassa di Soligo, in provincia di Treviso, una donna di origini marocchine? Siamo al delirio, non tanto perché questa è di origini marocchine, ci può anche stare, perché anche fra i marocchini ci sono i buoni e i cattivi, ci sono i marocchini che hanno la testa a posto. Ma come puoi tu, responsabile della Lega, far correre sotto le insegne del carroccio una persona che ha una sua politica, che ha un suo credo? Era normale che stravincesse il candidato, mi sembra, di Fratelli d'Italia, col quasi l'85%. Chi volevi tu, amico leghista, che votasse questa ragazza? Io non ho parole. Siete dei masochisti. Io ti espellerei dalla Lega per il male che hai fatto al partito. Vi rendete conto? La Lega chi ha presentato? Questa aveva un suo credo nei suoi comizi. Bisogna andarli a prendere lì in Africa, bisogna portarli qui. Non ho parole. E poi mi perdonerà la signora se io prendo le distanze da quella sua oscena dichiarazione riguardante il generale Roberto Vannacci. Io, a differenza di lei, sostengo Vannacci, perché le ricordo che se in Italia, e sono sicuro di non sbagliarmi, se in Italia ce ne fossero di più su tutto il territorio nazionale, nell'intero stivale, di Vannacci, un Vannacci in ogni regione, l'Italia potrebbe salvarsi, perché Vannacci ha le idee chiare. Vannacci non direbbe mai, dico mai, cara signora italo-marocchina, non direbbe mai di andarli a prendere a casa loro. Ecco perché il responsabile della Lega ha commesso un errore strategico madornale. Tu non puoi far cadere la scelta su un personaggio del genere. Era normale che gli abitanti di Farra di Soligo le voltassero le spalle. Era meglio che questa donna trovasse rifugio, trovasse ospitalità nel Partito Democratico.